By the way, good morning Vietnam. Bellissimo film. Direzione spiaggia come ogni giovedì e ogni martedì. Uno se vuole può dire che è una routine. Cioè, vediamo questa specie di banana che c'ho in testa. Aiuto. Hai letto il titolo di questa diretta? Il subconscio sgroppa. Vorrei incasellare delle azioni nella mia vita quotidiana, ma è un costante braccio di ferro, è molto difficile, difficile, non riesco. Questo è il messaggio che mi ha scritto una persona. Un caro amico, tra l'altro, mi ha detto, perché adesso mi è venuto fuori questo malanno, me ne è venuto fuori un altro. Io credo che siano proprio la dimostrazione che sono stressato. E sì, è così. È il livello di cortisolo alle stelle, probabilmente. Ha abbassato le difese immunitarie. Oppure ha messo in tilt il tuo sistema e mo ti vengono fuori tutti i mali della terra. Tra l'altro è pazzesco perché 10 minuti fa era buio pesto, adesso sembra già giorno, invece non è giorno, non ancora almeno. Andiamo a vederci un briciolo di alba da che parte. Quindi, sviluppare il solito discorso che stiamo portando avanti da un bel po', da maggio, credo. Sviluppare abitudini. Perché? Perché le abitudini ci aiutano a economizzare energia. Perché le abitudini ci aiutano in maniera semplice e facile ad andare dal punto A al punto B. In maniera molto semplice, in maniera quasi automatica. Considerando il fatto che noi, per la maggior parte del tempo della nostra giornata, alla fine lavoriamo in maniera automatica. La cosa che possiamo fare, che è molto utile e molto saggia, è quella. Aspetta, che quando vogliono investire con la motoretta. Gente di ritorno da serate. Se è vero che la maggior parte del tempo noi funzioniamo in maniera automatica e quindi quando siamo alla guida non è che stiamo pensando devo schiacciare la frizione, devo cambiare la marcia, eccetera, eccetera, ma semplicemente guidiamo, punto. E intanto nel frattempo pensiamo ai cavoli nostri, ascoltiamo la radio e soprattutto cazzeggiamo con il cellulare molto spesso. È una cosa che non va fatta assolutamente perché questa è una delle cause principali di incidente negli ultimi anni. Ciò detto, se noi funzioniamo in autopilot, in pilota automatico, e la nostra mente conscia e consapevole è soltanto una piccola frazione, una piccola percentuale, creare delle routine è la cosa più vicina all'autopilot che esista. Perché quando io ho una procedura, un sistema standardizzato, la percentuale di errore e il consumo di energia nel prendere le decisioni, nel metterle in fila, nel fare prima cosa o prima dopo, bla bla bla, si riduce tantissimo. Riducendo tantissimo la possibilità di errore, la possibilità di scelta e il consumo energetico, capisci che posso tenere tutta quell'energia che diversamente avrei consumato e utilizzarla per esempio, risolvere gli imprevisti della giornata. Perché tanto lo sappiamo che gli imprevisti della giornata capitano sempre. Capitano e capiteranno sempre. La vita è fatta di imprevisti, la vita è un imprevisto costante. Un imprevisto. Vai a fare visita a un cliente, ti hai ripianificato
esagerando un'ora di visita, invece ne consumi una 40, perché fra una cosa e l'altra. E capita ogni giorno. Quindi non riesco a sviluppare queste abitudini, mi dice. Ho bisogno di molta forza di volontà. Allora, caspita, non ricordo il nome dell'autore. Ah, come si chiamava? Ok, lasciamo perdere, non importa. Un libro che ho letto, La forza di volontà non esiste, non funziona, non funziona. The willpower doesn't work. È molto interessante come libro perché lui è uno psicologo e ha fatto molte ricerche in psicologia comportamentale, ovviamente, e ha scritto questo libro sulla forza di volontà perché molte persone, cioè ci sono delle idee sbagliate sulla forza di volontà. Buondì, ciao. La forza di volontà, la maggior parte delle persone ritiene che sia un muscolo, una sorta di muscolo, dove tu dici io più l'alleno, più questo muscolo diventa forte. È vero a metà, nel senso che è vero che più io alleno la forza di volontà, più questa poi acquista tono, perché è come un muscolo effettivamente. Se io il muscolo ce l'ho flaccido, facendo un po' di esercizi costante, ovviamente, in maniera costante, il muscolo acquista tono e poi nel tempo diventa anche un bel muscolozzo. E la forza di volontà segue lo stesso principio. Io piano piano alleno il muscolo costantemente in maniera ricorsiva e questo diventa più tonico. È anche vero che però la forza di volontà è un muscolo molto labile, nel senso che se io smetto di allenarla, perde immediatamente di tono. Oh, guarda che c'è il mio amico qua. C'è il mio amico. Ci siamo conosciuti, credo, martedì scorso, non questo, quello prima, o giovedì prima. Ciao, bellino! Come stai? Eccolo qua, vieni qua. Vieni qua, scemotto. Vieni qua, vieni. Ma dai, vieni qua. Cosa c'è? Miau cosa? Vieni qua. Dai, che ti sei fatto accarezzare me giovedì scorso. Gatti diffidenti. Giovedì si è fatto tutto frugare. Dopo torno, eh. Gatti, ruffiani. Comunque, dicevamo, la forza di volontà è un muscolo che è molto sensibile all'allenamento. Basta un briciolo di perdo un attimino il polso e perde subito di tono. Ma quello che serve in realtà per sviluppare l'abitudine in maniera più decisa, massiccia, costante, non è la forza di volontà, secondo questo libro. Io credo che in realtà sia un mix, nel senso che la forza di volontà io la devo allenare ogni giorno con tanti micro habits, con tante piccole, piccole abitudini. Quindi io allenando giornalmente la forza di volontà in tanti campi diversi, con tante piccole abitudini, la tengo allenata. Perché la figata più figata di tutte della forza di volontà è che quando io l'alleno facendo un'operazione, un'azione, quando io l'alleno svolgendo un esercizio, un compito, un task che io mi do quotidiano, un obiettivo quotidiano, il fatto di allenarla su quello specifico task la rinforza su tutti gli altri. E questo è anche legato al discorso dell'immagine di se stessi. Perché quando io
Ma che cacchio c'è un lago lì? C'è la strada allagata. Quando io ho dei piccoli obiettivi raggiungibilissimi, quotidiani, adesso ti faccio l'esempio dei miei. Allora, io ogni giorno mi sono prefissato l'obiettivo di 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, io faccio attività fisica. Faccio 3 mattine alla settimana allenamento di calistenia sulla forza e 2 mattine a settimana quello che sto facendo adesso, cioè una passeggiata, così diciamo che risveglio i muscoli, me ne vado al mare, mi tuffo e vado a farmi una nuotata. Dopodiché torno sempre a piedi. Un secondo obiettivo quotidiano è la pianificazione giornaliera, che io non sono mai riuscito a fare, ma proprio mai, 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 mai. Tassativamente era una sega, una schiappa totale, cioè proprio loser completo, assolutamente fallimento totale. Non pianificavo mai le giornate, cioè io non pianificavo in avanti quello che avrei dovuto fare sabato o venerdì, gli appuntamenti. Diciamo che mi sono sempre allenato per aggiornare il calendario, perché così sapevi che le cose che dovevi fare, gli appuntamenti imprescindibili. Ma l'organizzazione vera e propria del lavoro e dei lavori da svolgere era una sega, ma proprio una sega totale. Invece, da un po' di anni sto cercando di migliorare in questo, e devo dire che quest'anno sono migliorato notevolmente, ma molto, ma decisamente, e questo anche grazie a uno strumento che si chiama The Bullet Journal Method, il metodo del giornale a pallini, credo sì che te lo possa tradurre in italiano, Bullet Journal, per gli amici Bugio con la J. È un sistema di organizzazione della vita, del tempo, dei compiti da fare e delle cose che sono per te importanti, non solo lavorative, ma anche dei progetti, dei viaggi. È un quaderno, diciamo, universale di organizzazione della vita. E quindi io ogni mattina il mio obiettivo è, dopo che mi sono allenato, eccetera, 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 micro obiettivo, avere con me il quaderno che è qui dentro, nel mio bellissimo zainetto malefico, e aprirlo alla pagina del giorno, dare un'occhiata ai giorni precedenti, dare un'occhiata alla giornata di oggi e ai giorni successivi, e in base a quello che ho pianificato di fare, devo fare o dovrò fare, aggiorno, cambio, sposto, scrivo, eccetera, eccetera. Cartaceo, non elettronico, cartaceo. Cartaceo perché è importante che sia cartaceo. Poi un giorno parleremo del bugio. Bugio. Non fra... C'è già qualcuno che sta ridendo. Questo è un altro mini habit. Un altro mini habit che io ho ogni giorno è quello di leggere, sempre dopo l'allenamento, prima solitamente, ciao Luisella, di compilare il bullet journal, dopo il bullet journal, la compilazione, la lettura di un libro, sempre lo stesso libro. Io dall'inizio dell'anno sto leggendo e rileggendo e rileggendo sempre lo stesso libro, e credo di essere arrivato alla terza, almeno alla terza volta che lo leggo. Questo perché? Perché ho deciso che quel libro me lo devo fare entrare non solo nel cervello, quindi nella mente conscia, ma quel libro mi deve entrare nella mente subconscia. E siccome l'unico modo che abbiamo per andare a influenzare la mente subconscia è quello di ripetere le cose, quindi la ripetizione, almeno l'unico metodo semplice, se così possiamo definirlo, è quello di ripetere, reiterare le azioni. Allora io ogni dannato giorno leggo qualche pagina, di solito un capitoletto,
di quel libro. Qui c'è Lillo, sdraiato per terra, che simpaticamente scodinzola. Lillo, vieni qua. Vieni subito qua, Lillo. Eccoci qua. Vieni qua, Lillo. Ecco. E Diciamo lui è che la serata sta Lillo. tenendo Vieni qua, molto Lillo. bene. Mi hanno detto che oggi forse o domani vai a casa, vero Lillo? Ciao Tony. Salve. Io Lille. È qua, è qua. Ecco Lille tutta su tutto. che Lillo va. Quindi, quella è un'altra delle cose che giornalmente io mi sono messo assolutamente da fare. E queste piccole task quotidiane che io faccio, e poi attenzione, appunto sul bullet journal, perché io ogni giorno scrivo se ho fatto l'allenamento, scrivo se ho letto quello che dovevo leggere. Un'altra task quotidiana che sempre mi sono posto l'obiettivo di fare, adesso sabato e domenica sono sempre dei giorni free, ma dal lunedì al venerdì io ogni giorno almeno un'ora della mia giornata la dedico allo studio. E uno dice: mizzica che palle. Eh sì, probabilmente mizzica che palle, ma io la trovo non solo utile, ma indispensabile. Per il semplice fatto che se non ti formi, se non studi in una società come la nostra che viaggia a velocità incredibili, e dove le informazioni sono sovrabbondanti e dove tutto diventa obsoleto velocissimamente, non studiare gli argomenti di tua competenza professionale o che ritieni importanti per il tuo sviluppo personale, credo che sia la follia più grande della terra. C'è la gente che smette di studiare quando finisce l'università o quando finisce le scuole superiori. Quando finisce l'università uno ha finito. Cioè, minchia, ho fatto l'università, quindi cioè, sono a posto, pronto per il mondo del lavoro. Sì, forse. Poi magari fai un master. Allora, visto che hai fatto il master, bomba, sei il numero uno, non serve che studi più per il resto dei tuoi 40, 50, 60 anni. E questo era il problema che avevano tutti i medici di vecchio stampo, se ci pensi. Tutti i medici di vecchio stampo erano fermi alle nozioni di medicina degli anni 80. Andavi dal medico e ti prescriveva la penicillina, ci mancava poco. Infatti per quello anche in ambito medico adesso hanno inserito i crediti formativi, la formazione continua, che è un po' una baggianata, ma se non altro un minimo, questa gente, un minimo. È obbligata a formarsi, è obbligata da qualcuno di esterno a formarsi per i micro habits, per le micro abitudini che uno dovrebbe andarsi a creare. Serve forza di volontà, è vero. La forza di volontà, come abbiamo detto, la sviluppi in vari campi e in vari aspetti, e poi quella che sviluppi la puoi traslare su tutto quello che ti serve. Ma adesso fra un attimo spengo e vado a nuotare. Ma quello che realmente serve, oltre alla forza di volontà, oltre a creare delle piccolissime, piccolissime, facilissime abitudini, vuoi dimagrire? Ok, allora fai così. I famosi biscottini, quelli alla Nutella che ti piacciono tanto, mettili nel ripiano più alto. Almeno renditi un po' più complicato e un po' più difficile il fatto di raggiungerli volutamente. Manipola l'ambiente a tuo vantaggio. Non vuoi ingozzarti di schifezze? Perfetto, quella roba lì nel frigo, mettila nel ripiano più basso, sotto, in fondo, e ci metti davanti della roba. Così non la vedi, non vedendola. Non è detto che non la mangi, ma magari, sai, siccome siamo sovrastimolati, siccome siamo sempre bombardati di input e il nostro cervello è in overload continuo,
Quando ti viene fame e vuoi una schifezza, apri il frigo, non ti metti a frugare nel ripiano più basso in fondo, perché magari sei sovrappensiero e prendi la prima cosa che ti capita. E se guarda caso la prima cosa che ti capita nel ripiano che c'hai esattamente davanti è qualcosa di sano, allora magari, sai, cominci progressivamente, lentamente a spostare le tue abitudini verso un altro tipo di abitudine. Per questo, quello che stavo per dirti è l'ambiente. L'ambiente è fondamentale, è quello che va manipolato, è l'unica forza che puoi manipolare a tuo vantaggio o svantaggio. L'esempio dei biscotti, l'esempio di prima, quello dei biscotti, è esattamente quello. Se io non voglio ingozzarmi, cioè mi piacciono, cioè i biscottini o la Nutella, me ne voglio mangiare 100 perché sono buoni e me li voglio mangiare, però mi fanno male. Però mi fanno male, mi fanno ingrassare. E paste, pastine, cracker, boiate, i buonissimi taralli, io i taralli li adoro. Ma come faccio per non mangiarli? Cioè, come faccio a non mangiarli? Semplicemente non li compro. Molto drastico. Ma se li avessi a casa, probabilmente li metterei nel ripiano più basso della credenza, più basso in fondo, e ci metterei davanti della Roma. Perché so che se li vedo mi magno. Quindi la forza di volontà la puoi aiutare manipolando l'ambiente a tuo vantaggio, dividendo l'ambiente in cluster, in settori, in scomparti. È quello il vero trucco. Il vero trucco che poi ti porta al maggior risultato. Cioè andare a manipolare il posto in cui lavori, quindi eliminando le distrazioni. Eliminando la possibilità di essere interrotto. Stai facendo una cosa importante, il cellulare non lo devi avere neanche nella stanza. Come una delle abitudini, una delle regole di manipolazione dell'ambiente, per dormire meglio è non avere il cellulare nella camera in cui dormi. E uno dice: sì, ma la sveglia, prenditi un'altra sveglia. O meglio, vuoi fare una cosa ancora migliore? Metti la sveglia su questo benedetto cellulare, lo metti in cucina. Quando parte la sveglia in cucina la senti e sei obbligato ad alzare, ti sei già alzato. E quello è un trucco, un trucchissimo per riuscire ad alzarti all'ora in cui vuoi alzarti. È l'ambiente che ti aiuta a sviluppare poi la forza di volontà. È la manipolazione dell'ambiente. Una delle armi più potenti che puoi utilizzare per ottenere il risultato che stai cercando di ottenere e che non riesci ad ottenere perché è difficile. Non è facile, è difficile. Ma plasmando e rendendo l'ambiente funzionale all'obiettivo è più facile poi sviluppare la forza di volontà. Ultima cosa, e poi me ne vado. Volevo parlarti di quello che è successo la settimana scorsa, cioè del fatto che c'era mio fratello a casa mia, gli ho lasciato la casa, sono andato a casa dei suoceri. Io la settimana scorsa, della mia routine quotidiana, ho fatto gran poco. Ho cambiato l'ambiente, che non era più, non aveva più il bridge di energia mentale. Faccio questo, la cosa la trovo lì, faccio così, devo fare il caffè, devo dare a mangiare ai gatti, bah 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 bah. E quindi avevo tutto il mio sistema organizzato di ogni giorno, ero fuori dal mio sistema e ho completamente sballato la mia routine. Sono riuscito a fare allenamento solo 2 volte alla settimana invece che 5. Sì, sono riuscito a studiare tutti i giorni, sono riuscito a meditare tutti i giorni, ma non ho fatto tutta una serie di altre cose che mi ero prefisso di fare solo perché l'ambiente non era funzionale a farlo. Detto questo, quindi manipolazione dell'ambiente assolutamente obbligatoria per riuscire ad aiutarti a raggiungere l'obiettivo che vuoi raggiungere, quindi a sviluppare le forze di volontà, quindi a creare delle mini abitudini. Adesso io faccio il bagno qui. Ok, l'alba sta arrivando, ci sono anche delle nuvole all'orizzonte, come vedi. E perché faccio questa cosa? Allora, perché quando stavo facendo l'allenamento di 5 volte a settimana più 5 volte di yoga la sera, quindi stavo facendo il doppio allenamento
10 volte in poche parole alla settimana a fare attività fisica non era proprio il massimo, non era decisamente una cosa sana perché ho perso 5 kg in 2 mesi e non ho sicuramente bisogno di dimagrire, quindi ho optato per diminuire gli allenamenti sulla forza e inserire 2 giorni, diciamo, di scarico dove faccio comunque un po' di attività fisica molto easy, che potrebbe essere appunto il nuoto. Perché? Perché così intanto mi spiaggia, entro in acqua, l'acqua mi dà una bella sferzata, mi sveglia, eccetera, eccetera. Quindi entro, ciao Ivan, mi faccio qualche bracciata, eccetera, eccetera. E poi perché io ho un problema. Adesso ci scriverò 2 righe. Io sono rimasto scioccato, sono rimasto veramente, come si dice, sì, scioccato, sono rimasto, non so se il termine corretto è plagiato, dal film di Steven Spielberg, Lo squalo. Io ho una fottutissima paura dell'acqua profonda, se sono da solo. Se sono da solo io acqua profonda proprio non ce n'è, devo stare dove tocco. Perché se vado dove non tocco, cioè proprio è una paura irrazionale, è una paura proprio, è più forte di me, cioè è una cosa che mi terrorizza, il fatto di non toccare il fondo, non avere il controllo sulla situazione, perché se sei in mezzo al mare dove non tocchi sotto, quanto profondo sarà? E che cosa ci potrebbe essere sotto? E poi l'acqua nera, quanto profonda potrebbe essere? E oddio, 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 la prima immagine che purtroppo, a causa di quel fantastico film, che tra l'altro è un capolavoro, Lo squalo di Steven Spielberg, a causa di quel film, ahimè, nel mio subconscio ci sono dei mostri che mi proiettano il film Lo squalo ogni volta che io da solo mi inoltro in acque dove non tocco. Quindi, siccome sono stanco di questa cosa, ho deciso di superarla. Come? Terapia d'urto? No, non è una cosa molto sana, anche perché l'ho già provata e non funziona. Anzi, mi crea uno shock ancora più grande. Allora, cosa ho detto? Perfetto, visto che la mattina del martedì e del giovedì io vado a nuotare, perché sono i giorni di scarico muscolare, quindi mi faccio comunque un po' di attività fisica molto blanda, easy, faccio una bella nuotata, mi sveglio, mi tonifico. E poi me ne torno a casa e inizio la giornata studiando, facendo la mia solita routine quotidiana. Ho detto, perfetto, allora facciamo così, creiamo un micro habits, facciamo un piccolo task, piccolo piccolo piccolo, quasi insignificante, però ogni martedì e ogni giovedì. Magari non sono sufficienti, dovrei farlo ogni giorno. Ma in realtà, qual è questo task? Il task è questo. Io adesso appena metterò giù, entro in acqua, vado fino più o meno all'acqua alle spalle, dopodiché il gioco è andare a continuare ad avanzare finché non tocco più. Non devo andare dove l'acqua è a 10 metri, 5 metri, mezzo metro o quello che è. Il mio obiettivo è progressivamente aumentare. E per farlo lo faccio in piccoli step. Il mio piccolo step è ogni volta che faccio il bagno andare da solo lì in fondo dove non tocco più per terra, non tocco più il fondo. Potrei essere a tanto così dal fondo, non lo so, perché faccio un'immersione, nuoto un po' sotto, rispunto, magari a tanto così dal fondo, ma non importa. Importa il fatto che sono da solo nel mare dove l'acqua non tocca e sono lì. Ovviamente quando succede parte il film di Steven Spielberg, al che io torno indietro a bracciate che sembro un aliscafo. Ma lo faccio ogni volta. Lo faccio ogni volta perché ogni volta che lo faccio diminuisce il carico emotivo che è collegato a quello shock che è registrato nell'inconscio.
piano piano mi accorgo che non in maniera sensibile, ma piano piano sta riducendo il carico emotivo di paura irrazionale che scatta ogni volta. E questo è un obiettivo che sto cercando di raggiungere con un mini habits, piccola abitudine. Ogni volta che fai un bagno in mare, vado da solo oltre, dove non tocco. Questo per andare progressivamente a familiarizzare e a tranquillizzare in modo tale da poter un giorno magari farmi una bella nuotata fino in fondo, fino dove l'acqua è davvero profonda. Tutto qui. Ma ci scriverò due righe su questo perché è veramente una cosa assurda. È proprio irrazionale. Cioè, proprio vedo il bam 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 bam. Cioè, non esiste, non funziona. Non, piano piano però ci sto riuscendo. Piano piano, piano piano. Micro habits, piccole abitudini. Per oggi è tutto. Manipolazione dell'ambiente, fondamentale, fondamentale. Devi trasformarlo l'ambiente in maniera funzionale all'obiettivo. Ci sono un sacco di pesciolini qui davanti che stanno giocando. Adesso vado a rompergli le scatole. Buona giornata.